Nella conferenza stampa da lei evocata, ho ricordato le linee guida e i protocolli del Ministero della Salute citati nel decreto 111 del 2021, quelli del 6 di agosto. Questo disposto del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 111 è stato posto, dopo aver a lungo discusso con le autorità sanitarie, proprio per incentivare la vaccinazione dei più giovani. In questa disposizione si legge infatti che per le classi composte integralmente da studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione, in conseguenza si potrà derogare dall'obbligo di mascherina. Onorevole, quanto alla gestione dei soggetti risultati positivi all'infezione o dei casi sospetti in ambito scolastico, sempre dell'articolo 1,3 del menzionato decreto legge, si darà applicazione alle ricordate linee guida e ai protocolli adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione. Ricordo che nel caso di quarantena sono 7 giorni per i ragazzi vaccinati e 10 per quelli non vaccinati. In questo senso, voglio ricordarle che l'intervento da me compiuto in quella conferenza stampa era e rimane una lettura del decreto. Era quindi un'indicazione condivisa con le autorità sanitarie ed era ed è un'indicazione verso cui tendere. In conclusione, il governo sta seguendo tutte le indicazioni che ci sono state date nelle nostre classi, nelle nostre scuole. Sono seguite tutte queste indicazioni. Nei pochissimi casi di quarantena, queste quarantene si sono compiute e sono compiute senza ulteriori problemi. Siamo quindi non soltanto all'interno delle regole che ci siamo dati, ma regole garantite e certificate dalle autorità a partire dal CTS che guidano l'azione del governo. Non vi è stato quindi da parte mia né da parte del governo nessun azzardo. È stato semplicemente quello di illustrare, così come abbiamo fatto, un atto come il decreto 111, su cui vi è un'articolata e ampia serie di misure che garantiscono la sicurezza. La sicurezza sta a cuore a tutti, così come sta a cuore la necessità, scritta nell'articolo 1 di quel decreto, di curare l'equilibrio psicofisico dei nostri ragazzi. Ed è questo lo spirito con cui il governo agisce e ha agito ancora una volta nell'interesse di tutti.